Abbiamo 20 minuti, l'Italia pagherà il conto più salato della crisi. Infatti nel 2020 il PIL è previsto in calo del 9,1%. Si tratta della crisi peggiore dalla Grande Depressione. Come uscirne? Intanto oggi si è riunita la task force. La nostra ospite è pronta, noi facciamo le domande. Sigla. Emergenza coronavirus, parliamo di emergenza economica questa sera. Vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo collegata con noi l'onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, bentornata. E buonasera a tutti. E in studio con me abbiamo il nostro direttore Gennaro San Giuliano. Ciao, buonasera, direttore, a tutti. Buonasera. Allora, venerdì scorso, ripartiamo da qui, la conferenza stampa del Premier Conte, in cui lei e il leader della Lega Salvini siete stati chiamati direttamente in causa sulla questione MES. Lei, come Salvini, ha risposto. Allora, se facciamo un passo avanti, dall'epoca ha avuto nuovi contatti con il Premier? Ci sono stati contatti? Vi siete sentiti? No, non ci sono stati nuovi contatti con il Premier, non ci siamo sentiti, aspettiamo che venga in Parlamento, come credo sia giusto fare sul tema del Fondo Salva Stati prima del prossimo Consiglio Europeo, perché al di là, voglio dire, degli attacchi, delle diatribe, degli scontri verbali, rimangono i fatti nella politica e nella storia. I fatti dicono che il ministro Gualtieri ha dato l'ok a un documento all'eurogruppale, cioè il MES come possibilità tra diciamo quelle previste per affrontare la crisi, mentre non ci sono gli eurobond. Di fatto quel documento dice, se fosse confermato dal Consiglio europeo al quale partecipa Conte, che il MES viene attivato entro 2 settimane, che non vuol dire che l'Italia chiede gli aiuti, vuol dire però che in assenza di altri strumenti, alla prima difficoltà l'Italia avrebbe solo la possibilità del MES per affrontare le sue difficoltà. Quindi noi chiediamo semplicemente al Presidente del Consiglio di andare al Consiglio europeo e dire che lui disconosce, comunque non firma, non sottoscrive il documento sul quale ha dato l'ok il Ministro Gualtieri. Se così farà, Conte aveva, diciamo, era sincero. Se così non farà, qualcosa obiettivamente non torna, né si può, diciamo così, distogliere l'attenzione attaccando l'opposizione per non assumersi le proprie responsabilità, perché questo in politica non paga. Direttore. Onorevole, c'è una parte importante della coalizione della maggioranza, il PD, che invece è tentato dal MES, anche se sì. Per esempio il portavoce dei 5 Stelle, il senatore Crimi, disse che non bisognava aderire al MES. Questo forse crea delle frizioni nella maggioranza? Ma guardi, io penso che diciamo, tutto questo nervosismo di Conte sia dovuto a questo, cioè alla difficoltà di tenere insieme una maggioranza nella quale c'è chi è stato, come la sinistra, tra i grandi sostenitori non solo del MES nato nel 2012, ma della modifica del MES sulla quale lavora la Germania, che servirebbe a renderlo ancora più un fondo salvabanche tedesche, che servirebbe a renderlo ancora più aggressivo verso stati come i nostri. Da una parte c'è il PD che la pensa così e dall'altra c'era il Movimento 5 Stelle che, giova ricordarlo, nel suo programma aveva la liquidazione del MES, cioè diceva proprio che andava chiuso. Scusi direttore, ma perché io dovrei indebitarmi per 30 miliardi quando i miliardi che ho messo nel MES sono soldi miei? Ma non mi conviene riprendermi i miei 15 miliardi e non indebitarmi con nessuno, anche perché io penso, e verrò smentito, carità, se non capisco niente, che questa storia della linea senza condizionalità del MES per pagare le spese sanitarie sia un, diciamo così, cavallo di Troica. Atteso che tu questi soldi, se poi non glieli restituisci come dicono loro, nei tempi che dicono loro, attenzione, perché ce l'hanno raccontato qualche migliaio di anni fa, no? Ecco come possono andare le cose. Veniamo un attimo ad oggi. Il Fondo Monetario Internazionale ci dice che il mondo è in recessione e prevede un meno 3%, però in questo quadro fosco di tutto il pianeta sostanzialmente l'Italia è messa peggio degli altri, perché si parla di un meno 9% della nostra economia. Perché l'Italia poi soffre più degli altri, secondo lei? Ma guarda, l'Italia soffre più degli altri al di là di difficoltà sicuramente politiche, le cose che ci siamo sempre detti, perché ci sono degli elementi che chiaramente ci colpiscono particolarmente. Noi siamo una nazione che ha un grande punto di forza nelle esportazioni. È ragionevole ritenere che nel prossimo periodo, non solo adesso ma anche nel prossimo periodo, diciamo il commercio a livello globale avrà una frenata. Noi abbiamo un 13% di PIL che dipende dal turismo,
questo non ce lo dobbiamo dimenticare. La frenata che il turismo ha e avrà, purtroppo noi la paghiamo come nessun altro. E per questo sono ancora più gravi, secondo me, le parole di Ursula von der Leyen di oggi, che dice: fermi a prenotare, qui non vi muovete ancora. A noi colpiscono particolarmente, ovviamente, quelle cose lì. E penso che bisogna ragionarci da subito su come aiutare il turismo italiano. E poi, oggettivamente, non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un tessuto fatto soprattutto di piccola e media impresa in Italia, e le piccole e medie imprese sono quelle più esposte. E questa è la ragione invece di una serie di campagne, di proposte che Fratelli d'Italia ha portato avanti in queste settimane, perché secondo noi il messaggio che il governo dovrebbe dare è: tu resisti, caro imprenditore, farò tutto quello che devo fare per darti una mano. Libertà. Invece purtroppo il messaggio che sta arrivando è molto diverso. Senta, in una situazione così complicata agli occhi degli italiani, che sono più o meno 5 settimane chiusi dentro casa, non crede che la prima responsabilità della politica sia quella, per il bene del paese, di trovare un punto, diciamo, d'accordo, superare le differenze tra maggioranza e opposizione? Guardi, però noi ce l'abbiamo messa tutta, adesso si può fare finta che non sia così. Però, guardi, io ricordo solo il fatto del decreto Cura Italia. Noi abbiamo fatto ore e ore e ore di riunioni con la maggioranza per cercare di migliorare un decreto che secondo noi aveva delle lacune. Ora, abbiamo depositato 168 emendamenti, che sono pochi più di quelli che ha presentato Renzi, per intenderci, quindi non era uno spirito ostruzionistico. Secondo lei è possibile che su 168 proposte non ce ne fosse praticamente quasi nessuna buona? Secondo me no. In ogni caso, a un certo punto abbiamo ritirato tutti questi emendamenti e ne abbiamo lasciati solo 20. E abbiamo chiesto alla maggioranza: potete leggere queste proposte? Le faccio un esempio. Obbligo di contrattazione sindacale per accedere alla cassa integrazione. Cioè, noi abbiamo ancora oggi, per accedere alla cassa integrazione, l'obbligo di contrattazione sindacale, che è una cosa che fa perdere un sacco di tempo, che costa anche, perché poi sono pratiche che se non iscrivi tu gli operai al sindacato devi pagare. La cassa integrazione arriverà, se va bene, alla fine di questo mese, e abbiamo detto forse, diciamo, bisognerebbe sospendere l'obbligo. No, non ci hanno accolto niente, hanno messo la fiducia perché hanno un problema nella maggioranza e ci hanno sostanzialmente detto: voi non avete niente di interessante da dire. Se lei si guarda indietro scoprirà che di cose interessanti ne abbiamo dette, perché poi noi dicevamo di mettere in quarantena chi arrivava dalla Cina quando la sinistra andava in giro ad abbracciare i cinesi. Noi dicevamo che andavano spesi 30 miliardi nel primo decreto quando la sinistra parlava di 3 miliardi. Noi chiedevamo come si faceva a trovare le mascherine quando ci dicevano che non c'erano problemi. Noi chiedevamo la Golden Power un mese prima per difendere le aziende italiane, un mese esatto prima che il governo la facesse. Abbiamo perfino chiesto 5 giorni prima che lo facesse la Consob di vietare le vendite allo scoperto in borsa. Cioè, la gran parte delle cose sensate che sono state fatte in queste settimane noi le avevamo proposte, proprio perché ce l'abbiamo messa tutta a tentare di dare una mano. Certo, se la maggioranza ha i problemi interni e noi non ci vuole stare a sentire, però poi non può dire che la responsabilità è la nostra, perché quello non lo accetto, no? E la cabina di regia quindi è un fallimento? La cabina di regia è stata anche questa una nostra richiesta, una nostra proposta. Però ripeto, l'unico emendamento accolto dalla cabina di regia delle numerosissime proposte formulate da Fratelli d'Italia è stato quello per inserire Brescia nella zona rossa, nella prima zona rossa, nel senso per perimetro delle realtà più colpite, no? Sì. Quelle per le quali, insomma, le aziende vengono tutelate di più, perché questi signori si hanno dimenticati Brescia, si figuri. Quindi abbiamo detto una cosa talmente scontata che l'hanno dovuta accogliere per forza. Ma al netto di questo, tutto il resto, il tema del rimborso delle rette scolastiche, piuttosto che la sospensione del decreto dignità, la reintroduzione dei voucher in agricoltura. Noi abbiamo il problema che non riusciremo a fare la raccolta agricola nelle prossime settimane. Io le racconto che la guerra che stiamo combattendo ha evidenziato due cose fondamentali, che c'è una necessità di risposte rapide ed efficaci. Massimo D'Amore, poi ne parliamo. A voler seguire la metafora bellica massicciamente utilizzata nella lotta contro il virus, si potrebbe dire che in guerra ordini chiari e unicità del comando sono condizioni essenziali per la vittoria finale. E quando dal comando supremo, il governo e dai comandi locali, le regioni, è arrivato un messaggio chiaro e univoco: restate in casa, gli italiani hanno dimostrato di saper obbedire.
Ma negli ultimi giorni la catena di comando è apparsa sfilacciata e incerta. Non appena si è cominciato a parlare di fase 2, la chiarezza è venuta meno. Tanto che oggi i cittadini toscani possono andare in libreria, mentre quelli laziali dovranno attendere. Il Veneto studia un suo piano per la ripartenza delle imprese, la Sicilia vieta le passeggiate con i figli sotto casa. Non è solo il confronto governo-regioni a creare confusione. Il premier Conte assicura nessuna decisione contro il parere degli esperti, i quali forniscono volentieri le loro opinioni. Così da loro apprendiamo, per esempio, che il campionato di calcio non riprenderà e le regole della ripartenza vengono sostanzialmente delegate a una task force di specialisti guidati dal manager Vittorio Colao, come se nella pubblica amministrazione non esistessero le necessarie competenze. Dove sono troppi a comandare nasce la confusione, diceva uno dei padri della nostra Repubblica, Luigi Einaudi, ma la parola finale e la responsabilità della decisione toccherà comunque al governo. Io vorrei far parlare un giovane imprenditore che ha mandato una lettera questa mattina al Sole 24 Ore, si chiama Piero Pisacreta, pubblicata a pagina 2 del Sole. Che cosa scrive questo? Sono un giovane imprenditore campano del mondo dello sport. Ho 31 anni, sono il proprietario di una piccola palestra che è tutta la mia vita. Ho chiuso la mia attività prima del decreto, non posso indebitarmi ulteriormente, accedere al credito che avete messo a disposizione tramite le banche significherebbe per me accumulare una cifra mensile da pagare che si aggiunge alle 1000 tasse a cui siamo sottoposti e alle utenze che aumentano sempre di più. Questo lo scrive un ragazzo di 31 anni che forse si era rimboccato le maniche per fare il piccolo imprenditore ed aprirsi una palestra, un vero e proprio grido di dolore. È comprensibile perché intanto non si hanno certezze anche se sulle ripartenze, sulle aperture. Io ho letto delle indiscrezioni appunto su quando dovrebbero aprire i vari settori e per esempio il settore delle palestre addirittura si parla di una riapertura a metà giugno e solo per le lezioni individuali. Ma io dico, ma se è solo per le lezioni individuali forse possono riaprire quando riaprono anche gli altri. Signori, nel decreto liquidità per ora manca la liquidità. Ed è un problema, secondo me, perché rischiamo, diciamo, di non averli questi soldi. Dicono che ne mettono 30 nel decreto di aprile, ma i soldi non li abbiamo ancora visti. Dopodiché mi pare che anche le condizioni siano un po' diverse da quelle che ci annunciavano, perché già il fatto di dire tassi di mercato, i tassi di interesse sotto la soglia di mercato. Sotto la soglia di mercato vuol dire al 2%. Io non penso che un prestito garantito al 100% dallo Stato possa avere un tasso di interesse del 2%, io dico che deve avere un tasso di interesse vicino allo zero. A Mosca, che replica all'accusa rivolta da Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Russia e Cina, l'accusa era appunto a Russia e Cina di utilizzare la pandemia per accrescere il loro ruolo geopolitico. E proprio da Mosca noi abbiamo il nostro Mark Innaro che ci dice di più. Mark. Sì, beh, insomma, Mosca ha risposto in maniera, devo dire, abbastanza inviperita per bocca del suo ministro degli esteri, Lavrov, alle accuse di Borrell, che vengono giudicate accuse scomposte e francamente isteriche, ha detto a un certo punto Lavrov nei confronti del capo della politica estera europea. Serve più che la divisione, serve la cooperazione, ha detto Lavrov, come lo facciamo con l'Italia, così lo stiamo facendo con la Cina e così del resto, ha ricordato Lavrov, lo stiamo facendo anche con gli Stati Uniti nel caso del coronavirus, ma anche, ha ricordato, nel cominciare anche ad affrontare assieme e a tentare di risolvere una serie di problemi di carattere globale, economici, come quello del prezzo del petrolio, che attraverso una concertazione con l'Arabia Saudita e con gli Stati Uniti ha portato ad una decurtazione della produzione di petrolio, facendo in modo che il prezzo del petrolio venisse tirato un po' su rispetto ai minimi storici.
storici a cui era arrivato nei giorni scorsi. Qui però il problema di fondo, è come lo abbiamo noi in Italia, anche in Russia c'è, e c'è molto pesante, perché si vede con enorme apprensione, con grandissima preoccupazione dopo il coronavirus come conseguenza una gravissima depressione economica. Si calcola addirittura che il PIL, il prodotto interno lordo russo, potrebbe crollare del 20%. E ricordo che, a differenza dell'Italia, che è un paese di trasformazione e che ha comunque un enorme debito pubblico, la Russia non ha il debito pubblico dell'Italia, anzi non ce l'ha per niente. E tra l'altro, a differenza dell'Italia, la Russia, che è un paese di esportazione soprattutto di materie prime, dal gas al petrolio ai cereali al legno, e non ha un centesimo di debito estero, eppure la preoccupazione è enorme, perché rischia di pagare quel 40%, 45% della popolazione russa, che rappresenta la piccola media impresa, il ceto medio, che negli ultimi 20 anni si era andato affermando in maniera sempre più forte nella società e nell'economia russa. Questo ce la dice lunga, guardando da qui quello che accade da noi in Italia, e vista la preoccupazione che c'è qui in Russia, ebbene, insomma, la situazione italiana vista da qui sembra ancora più difficile. Allora, onorevole Meloni, l'Europa, che non ha avuto un atteggiamento che molti si aspettavano nei confronti dell'Italia, ora sembra scoprire che dove si lascia un posto vuoto c'è subito qualcun altro pronto a colmarlo. Guardi, io penso che l'Europa si stia rendendo conto che l'insofferenza dei cittadini è montata in modo preponderante in queste ultime settimane. Perché purtroppo è stato chiaro a tutti quello che noi denunciavamo da qualche anno, che questa è un'Europa che non esiste sulle grandi materie e che esiste invece sulle questioni di lana caprina. È un'Europa che non esiste di fronte ai grandi scenari e che invece sta lì a sindacare sulla lunghezza delle zucchine. Ma le pare normale, ad esempio, che in Europa ci sia la libera circolazione delle persone, ma non esista un protocollo comune nel caso di contagio? Durante la pandemia da coronavirus tutte le nazioni europee si sono mosse in ordine sparso. Ancora oggi non c'è un sistema unico per certificare i contagiati e le vittime. E a me già questo non sembra normale. Poi l'Europa si è mossa seriamente solamente quando il problema è stato europeo, perché fin quando il problema era solo italiano, vale la pena di ricordare che Ursula von der Leyen stava al braccetto con Greta Thunberg e nessuno si preoccupava dei problemi dell'Italia. Vale la pena ricordare che i tedeschi vietavano l'esportazione delle mascherine anche verso i paesi membri. Vale la pena ricordare, appunto, che la Francia faceva gli spot contro la pizza italiana. Vale la pena di ricordare che, insomma, gli altri hanno tentato di approfittarsene. E vale la pena di ricordare il ruolo della Banca Centrale Europea, dove abbiamo una signora che si chiama Christine Lagarde, che ha fatto una piccola gaffe che ci è costata 17 punti sulla borsa in poche ore, che non era una gaffe, perché una che ha fatto due volte il presidente del Fondo Monetario Internazionale non si sbaglia a dire una cosa del genere. Qualcuno ha tentato di approfittarne, qualcuno cerca ancora di farlo, perché il tema del Fondo Salva Stati, del MES, a questo si ricollega, ma io credo che sia in queste ore, in queste settimane, che l'Europa decide se avrà un futuro oppure no. Direttore. Le faccio vedere un articolo apparso sul Corriere della Sera, che ha fatto vedere anche ad altri esponenti politici. Le leggo il titolo: assegni di sostegno, la via tedesca alle microimprese, già pagati 10.000 euro. Che cosa scrive la giornalista? 5.000 euro accreditati direttamente sul conto corrente un paio di settimane dopo aver presentato online la domanda, composta soltanto da due pagine, senza bisogno di allegare alcun documento. Zero burocrazia, tempi ridotti all'osso, ricevere sussidio di emergenza per il coronavirus. Questo accade in Germania. Che cosa le fa pensare? Ma guardi, mi fa pensare anche qui che sono sistemi molto diversi. Chiaramente mi fa anche pensare che c'è una ragione per la quale la Germania oggi si oppone a dei titoli europei, si oppone agli eurobond. Germania si oppone agli eurobond perché la Germania è stata la nazione che è stata più, quindi ha la differenza sugli interessi dei titoli di Stato, quindi dallo spread, e quindi alla Germania non conviene un sistema di
che vuol dire che mentre noi contiamo i morti, la Germania sta lì a contare gli spiccioli di soldi che potrebbe perdere a livello di interessi nel caso di titoli europei, che secondo me anche quella è, diciamo, una scarsa dimostrazione di solidarietà, se mi posso permettere. Poi, se volessimo guardare anche oltre il sistema dell'euro, bisognerebbe dire che è ancora diverso al di fuori del sistema euro, perché in tutto il mondo, direttore, lei lo sa meglio di me, gli altri sistemi stanno stampando moneta e stampano moneta di Stato, per cui nessuno ha il problema che abbiamo noi nella zona euro, dove abbiamo una banca centrale che sta lì, che ha solamente il grande compito di tenere a bada l'inflazione e quindi non si occupa minimamente di quello di cui si occupano le altre banche centrali, cioè del lavoro, di garantire le imprese. E all'interno del sistema europeo altri sono più forti di noi perché c'è un sistema che li favorisce, e in parte anche per responsabilità nostre. Torniamo sul tema della burocrazia. Escludo che la Germania abbia i problemi di burocrazia che ha oggi l'Italia. E io l'ho incontrato l'ultima volta, ma è possibile che in una nazione nella quale le imprese sono chiuse, i negozi sono chiusi, le scuole sono chiuse, i tribunali sono chiusi, le sono chiuse, la burocrazia è aperta. Quella sta là. Non si muove di un millimetro. A me anche questo non sembra normale, e la ragione per la quale noi abbiamo la cassa integrazione che non arriva, i 600 euro che non arrivano, i provvedimenti sui quali la gente non ha ancora visto un euro, è che da noi vince la burocrazia, e questo governo la sta difendendo perché sta facendo la guardia bianca della burocrazia contro le nostre proposte, che invece servono ad abbatterla. Allora, l'orgoglio di essere italiani e la bellezza italiana lo vediamo in queste immagini che ha girato la Guardia di Finanza in elicottero sopra Venezia. Un assaggio, giusto per ricordarci chi siamo. Ci troviamo a circa 1000 piedi e stiamo mantenendo una bassa velocità a circa 60 nodi per poter controllare meglio su terra, sia a vista che mediante l'utilizzo dei sensori di missione. Dall'elicottero manteniamo costantemente il contatto radio con pattuglie e unità navali in servizio nella zona in cui sorvoliamo. Ci troviamo sul lido di Jesolo per un pattugliamento del litorale. Stiamo sorvolando adesso il centro di Treviso a 1000 piedi a bassa velocità. Come possiamo vedere, a quest'ora la città è completamente deserta. Allora, io rientro e vorrei ringraziare intanto l'onorevole Meloni per essere stata con noi, anche se ci abbiamo avuto qualche problema di audio. Mi dispiace. No, adesso cercheremo in qualche modo di risolvere per la prossima volta. Il direttore San Giuliano per essere stati con noi. Prima di chiudere, un pensiero va a Franco Lauro, un nostro collega che ci ha lasciati, e quindi la RAI è una grande famiglia, il pensiero alla sua famiglia e ai nostri colleghi di RAI Sport. E poi questa sera, non so voi che cosa avete intenzione di fare, ma noi non ci perdiamo la finale di Pechino Express. Grazie per essere stati con noi, buona serata.